Andiamo all'oggetto numero 4, intendimenti della Giunta regionale riguardanti l'ambito territoriale di caccia numero 3, provincia di Terni, a seguito della sentenza di appello numero 158/2023 emessa dalla terza sezione della Corte dei Conti dell'Umbria. Interroga come prima firmataria la consigliera Puletti, risponde l'assessore Morroni. Prego consigliera. Sì, grazie vicepresidente. Dopo circa un anno ci ritroviamo di nuovo qui a parlare, assessore, di sentenze e di ATC3, questa volta forse con qualche considerazione in più. Attraverso questa interrogazione, sottoscritta anche dai colleghi Mancini e Castellari, intendo chiedere quali sono gli intendimenti della Giunta regionale riguardanti l'ATC3, provincia di Terni, a seguito della sentenza di appello numero 158/23, emessa dalla terza sezione della Corte dei Conti dell'Umbria. Ricordo, ma questo lei lo sa bene, assessore, che la Regione Umbria, in seno ad ogni ATC, è rappresentata da 3 membri nominati con apposito provvedimento adottato dall'esecutivo regionale e che ogni ATC ha una dotazione finanziaria derivante da fondi di natura privata, rappresentante dalle quote versate annualmente dai cacciatori iscritti e utilizzatori di tale ente, sia da finanziamenti pubblici erogati dalla Regione Umbria, secondo le modalità esposte dalla normativa vigente in materia. Quest'ultima forma di sostentamento economico in particolare rende gli ATC enti soggetti al controllo e al giudizio della Corte dei Conti. Con la sentenza del 27 novembre del 2021, la Corte dei Conti dell'Umbria ha respinto il ricorso presentato da parte di alcuni amministratori dell'ATC3, volto ad evitare il risarcimento dei danni erariali che sarebbero stati provocati dalla loro gestione. Successivamente si è aggiunta la sezione terza giurisdizionale centrale di appello della giustizia contabile, con la sentenza numero 158 del 14 dicembre del 2022, che ha confermato quanto deciso nel primo grado di giudizio, ribadendo che gli ATC, pur essendo autonomi di soggetto di diritto privato con un proprio patrimonio che, va sottolineato, viene alimentato prevalentemente dalle quote dei cacciatori praticanti annualmente l'attività venatoria. Nel dispositivo della sentenza sopra citata viene nuovamente evidenziato dalla giustizia contabile come gli ATC partecipano, cito testualmente, in maniera diretta alla realizzazione del fondo pubblico, ossia alla disciplina dell'attività venatoria e del più ampio assetto faunistico, che è tutelato nell'interesse della comunità nazionale ed intenzionale, quale patrimonio indisponibile dello Stato. Alla luce di tutto ciò, intendiamo quindi chiedere, assieme ai colleghi Mancini e Castellari, se, proprio alla luce della sentenza di appello numero 158 del 23, emessa dalla sezione terza della Corte dei Conti, intenda procedere ad un avvicendamento immediato dei vertici dell'ATC della provincia di Terni. Grazie. Vicepresidente Morroni, prego. Grazie Presidente. Consigliera Puletti, in riferimento ai pronunciamenti giurisprudenziali in questione, si fa presente che i fatti risalgono agli anni dal 2009 al 2012 e riguardano l'attività di un comitato di gestione che ha cessato la propria funzione nel corso dell'anno 2013. La sentenza numero 158 del 2022 emessa dalla sezione terza giurisdizionale centrale della Corte dei Conti, nel respingere gli appelli, ribadisce in ultimo le sentenze di condanna precedenti che prevedevano il solo risarcimento del danno nei confronti dell'ATC3. Gli organi di gestione dell'ATC3 sono stati rinnovati successivamente al periodo oggetto della sentenza per ben 2 volte, ed in particolare dalla provincia di Terni nel 2013, determina dirigenziale 701 del 12 settembre 2013, e dalla Regione, con decreto del Presidente della Giunta, il numero 8 del 13 marzo del 2019. Per quanto concerne la richiesta di avvicendamento immediato, si ricorda che sono attualmente in itinere le procedure di rinnovo degli organismi di gestione di tutti e 3 gli ATC Umbri. Grazie. Grazie, cari consigliere Puletti. Prego. Grazie, sì, grazie Presidente. Allora, Assessore, questa mia interrogazione aveva un duplice obiettivo. Quello chiaramente di fare chiarezza su una situazione che attualmente, anche se gli dice che i vertici siano stati rinnovati, ma
se mi sembra che sono stati i vertici ancora sono tali, soprattutto per quanto riguarda la presidenza. Quindi l'intenzione di questa amministrazione, di questa interrogazione, era quella di fare chiarezza su una questione particolarmente sensibile, soprattutto nel Ternano, ma allo stesso tempo quello di evidenziare la bontà politica dell'azione della Lega, che già un anno fa da questi banchi, assieme al consigliere Mancini, chiedevamo l'azzeramento dei vertici dell'ATC3 a fronte della sentenza della Corte di Cassazione. In quell'occasione, assessore, lei si ricorderà bene, ci fu risposto che il soggetto in questione, che i vertici avevano in un certo senso così risarcito il debito e che quindi non potevano essere rimossi. Ora, mi viene spontaneo pensare, ecco, se lei mi parla di rinnovamento, però prima c'erano, vengono considerati, vengono tenuti e allo stesso tempo però si parla di cambiamento. Comunque, fermo restando che anche in quell'occasione chiedemmo appunto l'azzeramento dei vertici, anche perché lei in questo caso l'ha ricordato bene, assessore, sono dei vertici che abbiamo ereditato dalla precedente amministrazione, tanto di più che non si sono, diciamo così, distinti per un grande successo, per grandi successi riportati. Quindi anche sotto questo punto di vista magari già un anno fa c'erano i presupposti per poter azzerare certi vertici. Ad un anno di distanza viene fuori un'altra sentenza, la 158 del 2003, dove si legge testualmente che l'appello principale è stato rigettato e che l'appello incidentale non merita accogliamento. Alla luce di tutto questo, assessore, mi chiedo se forse un anno fa non era il caso di ascoltare quelle che sono state le proposte della Lega. Forse oggi ci ritroveremmo un ATC 3 sicuramente meno in sofferenza e probabilmente in ripresa, o quantomeno sicuramente non sarebbe stato esposto a tutti i terremoti che lo hanno coinvolto nell'arco di quest'anno, perché non parliamo solamente di ipotetici risarcimenti. È un po' come è stato anche con il discorso della preapertura della Tortora, che noi con il consigliere Mancini abbiamo cominciato lo scorso anno a parlarne i primi del 2022, per poi trovarci a fine agosto con la preapertura sulla Tortora, ovviamente acconsentita, ma chiaramente un po' fatto tutto un po' di fretta. Stessa situazione anche per quanto riguarda ad esempio la pesca, perché abbiamo avuto recentemente la notizia che lei ci ha dato tramite i media che è possibile utilizzare le trote di Borgo Cerreto per il ripopolamento. La stessa mozione la Lega l'aveva portata in consiglio un anno e mezzo fa. Quindi alla luce di tutto questo, fondamentalmente posso anche capire, anzi assolutamente, il cambio, l'azzeramento dei vertici a fronte delle nomine imminenti. Però allo stesso tempo, assessore, probabilmente una situazione, diciamo così, un pochino più tranquilla forse l'ATC3 se lo meritava, considerando appunto che non parliamo sicuramente di posizioni politiche ma di sentenze, e questo ci tengo a sottolinearlo. Concludo, assessore, con l'auspicio che le nomine chiaramente dei prossimi ATC3 possano segnare veramente un cambio di passo, soprattutto che sia i cacciatori che i pescatori si aspetterebbero, e ce lo auguriamo perché chiaramente serve un po' distinguersi da quelli che sono i vertici degli ATC, in questo caso dell'ATC3, nominati dalle precedenti amministrazioni e confermati, così come alcuni dirigenti che si trovano nel suo assessorato e che poco hanno a che fare con una linea politica sicuramente espressa dal centrodestra, visto che comunque hanno un indirizzo politico evidente e necessariamente precedentornati. Grazie. Oggetto numero 6, posizione della Giunta regionale sullo schema di decreto relativo alla definizione del contingente organico di dirigenti scolastici e direttore dei servizi generali e amministrativi e sua distribuzione tra le regioni per il triennio 2024-2027. Interroga la consigliera Meloni, risponde l'assessore Agabiti. Prego, consigliera Meloni. Grazie Presidente, proviamo a ristabilire un clima dignitoso. Ma questa interrogazione nasce un po' dal coordinamento che vari capigruppi nelle regioni
l'assessore tanto lo sa, abbiamo portato avanti insieme, peraltro è un'interrogazione molto semplice e nasce appunto dalla conferenza unificata convocata dal Ministro per gli Affari Regionali il 24 maggio, dalle decisioni scaturite dalla legge di bilancio, lo sappiamo tutti, e sostanzialmente tra i vari punti all'ordine del giorno del 24 maggio è stato discusso il punto 6, che è l'accordo ai sensi dell'articolo 19 del comma 5 del decreto legge 6 luglio 2011, poi riconvertito, che sostanzialmente riguarda i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e direttori dei servizi generali e amministrativi e la distribuzione tra le regioni per il triennio 2024-2027. Sulla base di questo decreto si è registrato il voto contrario di ben 6 regioni: Campania, Emilia-Romagna, Puglia, Sardegna, Abruzzo e Toscana, che sono regioni tra l'altro governate differentemente da vari soggetti politici, quindi evidentemente c'era una criticità che è stata riscontrata in maniera trasversale. I rappresentanti delle regioni che hanno votato contro lo schema di decreto hanno fornito comunque delle motivazioni convincenti e dettagliate e vorrei riportare quella della regione Abruzzo in particolare. L'assessore ha dichiarato, anzi della regione Sardegna, è una legge di stampo fortemente centralista dove la regione è chiamata ad applicare dati meramente algebrici ed è relegata a mera esecutrice di queste norme. Per cui la regione, giustamente Sardegna, in base ai numeri che insomma anche ha dichiarato a questo punto non si può fare la riforma della scuola contando soltanto la popolazione e gli alunni. Noi sappiamo che questa norma e questo decreto penalizzano fortemente le aree interne. Io ovviamente comprendo profondamente la questione dei coefficienti, la questione della riorganizzazione del personale docente, del personale amministrativo, dei DSA ed è tutto ovviamente ragionato anche sulla base del numero degli abitanti, degli alunni, degli iscritti e anche corretto da questo punto di vista. Ma se in questi anni abbiamo ragionato anche sulla necessità di tenere i servizi nelle nostre aree interne, conosciamo anche l'Umbria come una grande fondamentalmente area interna costituita da tanti piccoli comuni dove lo spopolamento è in atto e è sempre maggiore, dove tra l'altro anche i DSA ma anche lo stesso corpo docente in questi anni ma anche le famiglie hanno spesso riportato al centro il tema delle classi pollaio, quindi la necessità di tornare forse anche a quelle classi in cui noi abbiamo frequentato le nostre scuole con 12-13 alunni anziché 25-26, che forse ristabilirebbe un clima, diciamo, anche di equilibrio, soprattutto per le regioni come la nostra e per le aree interne. Quindi la nostra interrogazione nasce per capire in quella sede del 24 maggio come anche la regione dell'Umbria si è posta, soprattutto in merito a questo schema di decreto relativo alla riorganizzazione e alla ridefinizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e direttori dei servizi amministrativi per questo triennio 2024-2027, pur sapendo che poi la rete di organizzazione spetta alla regione e all'ufficio scolastico regionale sicuramente, ma purtroppo dovrà tenere conto di questi nuovi criteri. Grazie. Signora Meloni, la risposta all'assessore Agapiti. Grazie. Allora, il decreto relativo alla definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici, dei direttori dei servizi generali amministrativi, nel caso si fosse poi raggiunto l'accordo in conferenza unificata il 31/5/2023, avrebbe quindi riconosciuto un'ampia autonomia alle regioni nella scelta anche del dimensionamento proprio sulla base del contingente scolastico assegnato con decreto ministeriale. Tale decreto avrebbe inoltre lasciato in vigore la disciplina vigente, inclusa quindi l'attribuzione dei DS e DSGA, quindi direttori dei servizi generali amministrativi e dirigenti scolastici alle scuole, con parametri che sappiamo erano 300-500, prevedendo quindi l'assegnazione anche del nuovo contingente a partire dal 24 anno 24-25. A seguito del mancato raggiungimento dell'accordo sono in atto in sede ministeriale ulteriori approfondimenti e valutazioni.
Noi siamo sempre molto attenti come amministrazione regionale, ovviamente io partecipando poi alle varie commissioni, nella conferenza anche delle regioni insieme alla Presidente, la proposta del decreto, diciamo, quindi la seconda opzione che sta valutando anche il Ministero, non prevede, diciamo, un coinvolgimento diretto da parte della Regione, ma marginale. Ora noi siamo in attesa di capire poi quale scenario andranno poi ad individuare, ma sarà nostra cura, diciamo così, riuscire a seguire costantemente, ma anche mantenere alta l'interlocuzione tra il Ministero, che sarà direttamente poi coinvolto, l'Ufficio Scolastico Regionale, in quanto ovviamente conosciamo benissimo, anche sono state rimarcate le difficoltà che vivono la nostra regione, abbiamo necessità quindi di salvaguardare quelle criticità, le aree interne, le aree svantaggiate, perché dobbiamo e sappiamo benissimo che i presidi fondamentali, la scuola, le istituzioni scolastiche rappresentano un presidio necessario e fondamentale. Abbiamo anche delle risorse a disposizione derivanti dalle aree interne che sono finalizzate proprio per migliorare i servizi essenziali e quindi anche l'istruzione. E abbiamo già previsto a tal fine, proprio con di convocare l'Osservatorio Scolastico Regionale in data 6 luglio, quindi anzi invito anche la consigliera Meloni a partecipare, voglio dire, all'incontro, e quindi è necessario trovare una sintesi, ma anche che possa, diciamo, attivarsi un corale, diciamo così, una corale proposta e valutazione delle proposte poi che arriveranno anche da parte del Ministero e quindi anche dell'Ufficio Scolastico Regionale. Noi lavoriamo in sinergia con l'Ufficio Scolastico Regionale. Grazie. La replica alla consigliera Simona Meloni. Grazie Assessore. La risposta è ovviamente soddisfacente, perché sappiamo bene che appunto la scuola è un presidio fondamentale per i nostri comuni, per i nostri anche piccoli territori, sappiamo quanto poi sia importante il presidio anche del DS e di SGA, perché poi ormai conosciamo la storia che nella sottrazione poi iniziano le reggenze e quindi inizia anche un po' l'abbassamento anche del livello formativo e anche della presenza sul territorio. Quindi le chiedo, ecco, grazie anche per la convocazione dell'osservatorio, che vedrà sicuramente più anime e quindi più possibilità di confronto, e grazie per quello che potrà portare anche nella conferenza Stato-Regioni in rappresentanza dell'Umbria, che come lei ha ricordato ha tantissime zone disagiate, aree interne, zone montane, e all'interno delle quali davvero è importantissimo mantenere la scuola finché sarà possibile, proprio per i motivi che conosciamo. Quindi grazie e buon lavoro.